Ma io devo andare in Russia. Devo andare in Russia e vedere come cazzo le vendono queste Watts. Voglio vedere se usano lo stesso materiale di questa cippettoneria qua, no? Guarda che schifo, guarda, guarda, no? Io voglio sapere se vendono la stessa roba che vendono in Europa per appunto questi quattro coglioni che se la comprano. Io devo vedere, devo andare in Russia e vedere. Ma le macchine le fate così anche per la vostra gente? Perché se è così, io non penso che ve ne abbiano, non ne hanno mai potute comprare troppe. O comunque pochissime ne hanno comprate. Perché, dai, ma come cazzo si fa? Cioè, ma chi se la catta? Capito? No? Dai, io non penso che in Russia le vendono uguali. Cioè, voglio dire, questo è proprio un cartonato, capito? Plastificato con insomma un po' molto brutto, no? No? E, è vero, il mio non avrà, però questo qui è molto più bello, capito? No? È molto più simpatico questo qua. È bianco e non è grigio. Cioè, guarda questo, no? Questo è veramente brutto, dai. No, gli mettiamo uno nuovo, capito? Di qua prendiamo la nostra bella forma. I'm wondering how I'm gonna cut that shit. No? Poi volendo, dai, no? Capito? Anche questo, guarda questo com'era. Cioè si vede che è proprio una cartonazza, guarda. No? Qui quando moglie e marito litigano. No, era già così. E poi volendo posso tenere questo merdinchi qua, questa minchiatina qui così. Guarda. Non so nemmeno io se tenerlo. No, perché non è che sia molto bello. Ci pensiamo. Guardala, la muffa incalzante. Guardala. Queste qua, se non li fai, poi ti viene da starnutire. No? Guarda qua. Ma come si fa? Ma non fatele neanche, non mettetela allora la copertura, risparmiate. Per mettere delle minchiate così, non mettetela, uno si mette la propria direttamente, evita di togliersela, no? E evita di fare il commento. Ma guarda che carriera, proprio. Un'altra cosa da prendere in considerazione. È che a volte manca il pezzo, capito? C'è la vite, capito? C'è la vite, no? Però manca. Però manca il pezzo. Capito? Come funziona? Manca il pezzo. Però c'è la vite. Ah, vabbè, allora. E non una, due. No, no, ma sono lavori professionali. Degni di una Watts. La Watts, come sempre, nel suo posto preferito, dal meccanico, no? Cioè, è un mese che ho la macchina qua, no? Un mese. Con tutti i pezzi dentro, no? Tutti smontati, tutto il gear, tutto smontato, perché deve arrivare il pezzo famoso dalla.
Il pezzo famoso dalla Russia con furore deve arrivare il pezzo. Apparentemente non solo la mia ha questo problema del gear, delle ridotte, ma tutte le Hunter, quelle nuove che sono uscite, e anche tutte le Watts come la mia. Cioè, difatti dall'Olanda si forniscono alla Tarmot, pare che abbia acceso una miccia, perché nessuno sapeva di questo pezzo che non funzionava, cioè era un pezzo che non era fatto bene, nel senso che tu lo usi per fare un, cioè cipettone, lo usi per fare un fuoristrada e quello si sgranocchia, si liscia, no? Adesso per farvi vedere magari meglio, no, ve l'avevo già messo in un altro video, però non c'è problema, non so se si vede, ma ci sono alcune, ma più o meno tutte quante, chi più chi meno, sono imbananate, ok? Questo qua invece, anche questo nel suo piccolo, anche lui è imbananato, cioè se ne cambi uno devi per forza cambiare anche l'altro. Qui si vede un po' di meno attraverso il video, ma si vede comunque all'interno tutti i granelli, tutto lo sporco del metallo che viene sgranato. No, ovviamente questo gira con l'altro e quindi questo succede. No, non è che il problema viene da solo. Beh, vorrei mica. Ecco, praticamente that's it. E quindi sia questo che questo devono essere cambiati. Quello che è arrivato a sostituire questo qua non andava bene ed erano gli stessi che sono stati mandati dalla Russia alla Tarmot, ma che non funzionavano, cioè erano troppo grandi, il diametro era troppo grande e quindi aveva un gioco sull'albero, no? To jest to chujowe. Widzisz, jak się rusza? No i one wyskakują klientom we wszystkich reduktorach. Musi być ciasno spasowane. Rozumiesz? Nie ruszać się. Musisz to sprawdzić, zanim nam to kupisz. Sull'albero quello che esce poi di qua, che adesso non si vede perché è sotto di là. No, capito? Avevano un gioco, quindi non andavano bene. Ed ecco che è stato necessario rimandare indietro il pezzo che ci avevano mandato. E stiamo aspettando, difatti anche con grande sorpresa da parte della Russia, che il pezzo non andava. Incredibile, incredibile. La cosa per me è scioccante. Però vabbè, adesso speriamo che arrivi, forse per giovedì dovrebbe arrivare e quindi vediamo come vanno le cose. Mi hanno detto che il pezzo è fatto in maniera diversa e quindi anche più forte e quindi dovrebbe tenere. Adesso giro con la Mini. Comodissima, fantastica. Va tutto a pulsante, cioè schiaccio un pulsante, va, schiaccio un altro, va, automatica. Grande ripresa, ottima ripresa, ma è spettacolo.